C'è una grandissima voglia che arrivi la Dunata, ci sono gli ultimi preparativi, c'è l'impegno fortissimo di far conoscere ai nostri cittadini quali sono anche le limitazioni che in quei giorni ci dovranno essere, quindi verso fine mese daremo insieme al COA delle notizie sulla mobilità, sulla raccolta rifiuti, cioè su tutti i servizi per poter far vivere bene la città anche ai cittadini. E poi attendiamo a braccia aperte, in modo accogliente, come i trevigiani sanno fare, l'invasione di Penne Nere che verranno a celebrare il centenario della Grande Guerra in questo luogo magnifico. C'è una grandissima voglia che arrivi la Dunata, ci sono gli ultimi preparativi, c'è l'impegno fortissimo di far conoscere ai nostri cittadini quali sono anche le limitazioni che in quei giorni ci dovranno essere, quindi verso fine mese daremo insieme al COA delle notizie sulla mobilità, sulla raccolta rifiuti, cioè su tutti i servizi per poter far vivere bene la città anche ai cittadini. E poi attendiamo a braccia aperte, in modo accogliente, come i trevigiani sanno fare, l'invasione di Penne Nere che verranno a celebrare il centenario della Grande Guerra in questo luogo magnifico. Intanto, se un cittadino vuole informazioni, a chi può rivolgersi? Non direttamente a lei, immagino. Lo stanno anche facendo anche direttamente a me, ma la Polizia Municipale ha ricevuto oltre 2000 telefonate, rispondono con cortesia e compassione, quindi c'è sempre la possibilità di rivolgersi, c'è la possibilità di guardare il sito dell'Adunata Nazionale degli Alpini, il sito del Comune, quindi stiamo cercando di diffondere nel modo più capillare possibile le informazioni.